Il paracadute di Pietro Taricone è afflosciato sul prato dell'aviosuperficie di Terni. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 13. L'attore, insieme ad altre 8 persone, stava partecipando ad un corso per esperti. Il paracadutismo è la sua grande passione, condivisa con la moglie Kasia Smutniak. Stamane, dopo il primo lancio, Pietro è tornato in quota. È stato l'ultimo a lasciare il piccolo aereo da un'altezza di quasi 2000 metri. La discesa, nonostante il forte vento, sembrava comunque regolare, fino ai 50 metri dal suolo. Lì le manovre di avvicinamento prevedono la frenata, che per motivi ancora imprecisati non c'è stata, e lo schianto è stato violento. Le condizioni dell'attore sono apparse subito gravissime, non ha mai ripreso coscienza. È giunto in ospedale, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per arginare una grave emorragia addominale e le molte lesioni riportate. Sul posto dell'incidente sono giunti anche la polizia e i carabinieri che dovranno ora accertare eventuali responsabilità. Ricordiamo che il 3 aprile e il 1 maggio scorsi erano morti altri due paracadutisti.